tentato di trattare con farmaci omotossicologici dei ragazzi affetti da ginecomastia, vale a dire un aumento di volume delle ghiandole mammarie legato ad un squilibrio fra gli androgeni e gli estrogeni a favore chiaramente di quest'ultimi. Le cause di ginecomastia possono essere le più svariate, si va dalle forme fisiologiche, per esempio come la ginecomastia nei ragazzi nel periodo puberale, a delle forme francamente patologiche sia legate ad endocrinopatie, quali l'ipogonadismo, l'ipertiroidismo, sia anche a patologie più importanti come patologia neoplastica o spesso, come succede più che altro nei soggetti anziani, anche a patologie iatrogene dovute appunto a farmaci che alterando il rapporto androgeni-estrogeni possono dar luogo ad una iperplasia della ghiandola mammaria. I farmaci che comunemente vengono utilizzati in medicina allopatica per la ginecomastia sono farmaci off-label, quindi per i quali non esiste l'indicazione al trattamento, che danno anche degli effetti collaterali più o meno importanti. L'efficacia di un protocollo terapeutico utilizzando appunto la medicina omotossicologica. È stato effettuato un drenaggio connettivale e terapia antinfiammatoria, in quanto appunto nella ginecomastia c'è un'iperplasia dell'epitelio duttale con un'infiltrazione di cellule infiammatorie, utilizzando l'infomiosot, che è appunto un drenante connettivale associato all'arnica compositum, un classico farmaco antinfiammatorio appunto dell'omotossicologia. E per cercare di migliorare il rapporto androgeni-estrogeni, quindi ottenere un riequilibrio neuroendocrino, sono state utilizzate le associazioni tra ipofisi suis iniel o etesis suis, oppure l'associazione di Damiana compositum con K2M. Le terapie sono state effettuate per un periodo di 4-6 mesi e nei soggetti che hanno completato l'iter terapeutico si è avuto un miglioramento clinicamente significativo, se non addirittura la scomparsa della ginecomastia senza alcun effetto collaterale. Erano comunque soggetti giovani con una ginecomastia insorta in pubertà o che comunque persisteva a distanza di qualche anno, 4-5, dalla pubertà. Poi c'erano però anche soggetti adulti con un'endocrinopatia e un soggetto anziano operato per un carcinoma prostatico che era stato trattato con antiandrogeni e che aveva appunto poi scatenato appunto la comparsa della ginecomastia. I soggetti che hanno completato il trattamento erano 6 e 5 su 6, quindi insomma una percentuale abbastanza alta, ma su questo piccolo numero hanno avuto una regressione di questa iperplasia ghiandolare.